Ricordo che tornai poi da León, dove c'era stato questo girone di qualificazione, a Città del Messico, dove si sarebbero svolte semifinali, una semifinale e la finale, e rientrai con l'aereo della Germania, un aereo scassatissimo, era un vecchio Fokker che ballava, e io ero seduto vicino a Schmelinger. E ricordo che poi ne abbiamo parlato, facciamo giocare, non possiamo giocare. Aiutami, aiutami a scendere dall'aereo. Non aveva nemmeno la forza per scendere dall'aereo. Ed è la Germania che 2 giorni dopo perse 4-3 in quella famosa partita, che è stata un'avventura incredibile dal punto di vista emotivo, ma che non era più calcio, perché chi stava in piedi faceva gol, no? L'ultima mezz'ora è stata indimenticabile, però in condizioni incredibili. A proposito di Atmosfera calda, ma in quel caso è proprio calda a livello geotermico, terra. invece l'atmosfera com'era 8 anni dopo? Nel 78? Beh, completamente cambiato, perché a parte la situazione personale, no, di apprezzamento per una cosa assolutamente nuova e inattesa, il Messico del 70 era un paese incredibile, colorato, poverissimo, dove non funzionava niente, ma avevi questa straordinaria sensazione che la gente fosse preoccupatissima di aiutarti. Appena arrivavi da qualche parte venivano tutti lì a chiedere, magari poi non combinavano niente, anzi facevano più casino di prima, però c'era questa partecipazione, questo calore popolare e via dicendo, veramente incredibili. Poi la seconda edizione dei mondiali messicani, il Messico è sempre un paese affascinante, però era molto molto più contaminato anche a livello di rapporti umani, c'era meno simpatia, più acredine, più difficoltà ad accettare la povertà, no? Nel 70 erano poverissimi, ma sembrava, perché poi non è facile essere poverissimi a vivere, però loro riuscivano a farlo, qualche lusso più tardi molto meno. Senti, Hai accennato a Schmelinger, ma quindi i calciatori, oltre a Schmelinger, anche dal vivo, facendo una telecronaca, nei conosciuti, nei visti, lasciando perdere i più noti, chi sono i calciatori che ti hanno impressionato, colpito di più, forse non solo da un punto di vista sportivo, ma siccome immagino che avrai avuto la possibilità di conoscermi anche personalmente, i calciatori, quelli che sono rimasti, insomma, nei tuoi ricordi personali con una forza maggiore. Ma sai, è inevitabile che nel momento in cui fai valutazioni di questo tipo sei orientato a pensare alla carriera, ai gol che ha fatto e via dicendo, no? Ma in realtà io credo di poter sottolineare un particolare che noi giornalisti sportivi trascuriamo. Come dicevo proprio all'inizio della serata, io credo in un momento nel quale sono venuti cadendo molti dei tradizionali valori di riferimento e via dicendo, lo sport possa e debba mantenere anche una funzione educativa fondamentale, cosa che invece viene un po' trascurata dal sistema mediatico, e noi giornalisti entriamo in agitazione e siamo contenti quando possiamo parlare di scandali, di gossip, di morose e via dicendo. In realtà, con un pizzico di maggiore attenzione potremmo proporre anche un'infinità di esempi di grandi campioni dello sport e dello stesso calcio che invece hanno avuto un comportamento esemplare anche sul piano comportamentale. E io sono rimasto molto molto legato a giocatori che a parte la loro bravura si sono sempre impegnati nel tentativo di portare avanti questo recupero dei valori etici dello sport, no? Potrei dirti che so io, Paolo Maldini, potrei dirti Albertini per esempio, l'attuale vicepresidente, potrei dirti Tommasi,
ragazzi che hanno fatto delle cose straordinarie sul piano della solidarietà, ma non solo a parole e a gesti, impegnandosi personalmente. Tommaso e Di Francesco sono andati loro a costruire in Kosovo una scuola per bambini, ma l'hanno fatto materialmente, mettendo mattone, malta, mattone, e sono cose che purtroppo noi giornalisti sportivi non riusciamo a trasmettere, perché valgono, e come valgono anche gli esempi positivi. E io dico, anche se purtroppo il panorama del calcio e dello sport in genere pesantemente contaminato da comportamenti assolutamente negativi e inaccettabili, pensa allo scandalo adesso del calcio scommesse e via dicendo, però dobbiamo o dovremmo essere capaci anche di far vedere quanti bravi ragazzi, nonostante il fatto che diventino famosi, guadagnino tanti soldi e via dicendo, hanno mantenuto questa capacità e questa consapevolezza di poter dare qualcosa anche sul piano proprio non solo della solidarietà ma anche dell'educazione. A proposito di calciatori che insomma hanno avuto un ruolo importante sia nel mondo del calcio e sia anche in relazione a te, mi è capitato di leggere che tu avevi stabilito un rapporto molto importante con Giacinto Facchetti, no? Con Giacinto eravamo molto, molto amici, anche per una questione strutturale, perché dice Bruno, noi che siamo molto alti abbiamo sempre più problemi rispetto agli altri, io credo che non sia del tutto vero, però insomma eravamo diventati molto amici, anche perché io lo avevo conosciuto attraverso tu.